Saluto l'onorevole Vittorio Ferraresi, Commissione Giustizia, Movimento 5 Stelle. Ben trovato, onorevole Ferraresi. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti voi e gli ascoltatori. Berlusconi e Renzi hanno rubato la scena al Movimento 5 Stelle, come se avessero occupato gli spazi e si fossero riproposti agli italiani con questa doppia intervista come i veri, come dire, i veri punti di riferimento del bipolarismo italiano. Beh, si sono alleati, hanno fatto un patto del Nazareno prima, si sono sempre alleati di fatto quando c'era da fare delle riforme, poi hanno cambiato parere per scopi personali, adesso si sono riuniti, anzi non è mai mancata, diciamo, questa alleanza per contrastare, diciamo, il Movimento 5 Stelle e cercare di metterci i bastoni tra le ruote, perché alla fine in un partito chi nell'altro fanno sempre parte della stessa tipo di classe politica. L'abbiamo sempre saputo, speriamo che questa ennesima conferma possa far vedere ai cittadini la realtà che viviamo tutti i giorni nel panorama politico. Senta, bisognerà in qualche modo partecipare al dibattito sulla legge elettorale. So che voi avete respinto al mittente qualsiasi invito, però, che fa il Movimento 5 Stelle? Non partecipa all'eventuale dibattito sulla legge per andare a votare, Ferraresi? No, noi siamo sempre pronti a partecipare alle nostre proposte, possiamo venire incontro alle proposte di altri, però ci deve essere una chiarificazione iniziale, cioè non si può partecipare a un dibattito in cui la legge e comunque la fine della legislatura sono già stati scelti a tavolino da qualcuno che è la maggioranza in Parlamento. Questo deve essere molto chiaro. Se si tratta di decidere la legge migliore per tenersi strette le poltrone, per tenersi stretti i privilegi, per cercare di averla meno peggio o per, diciamo, allontanare una forza politica da un risultato che al momento la vede, secondo i sondaggi, la prima forza politica del paese con il Movimento 5 Stelle, beh, allora non si può siedere al tavolo con dei bari o delle persone che hanno già deciso tutti. Se in Parlamento invece si discute nel merito di una proposta di legge che va a beneficio della democrazia, da tutti i cittadini, indipendentemente da chi vince e da chi perde, ma si fa la legge migliore possibile, noi siamo assolutamente disponibili a discutere nel merito in Parlamento senza giochetti o senza preconfezionamenti di cose che non sono fatte sicuramente per i cittadini e per la democrazia, ma sono fatte per gli stessi che l'hanno create. Cioè, voi avete paura che ci sia il trappolone di una legge elettorale che voglia escludere o voglia impedire al Movimento 5 Stelle di governare? C'è ancora questo pericolo, secondo lei, Ferraresi? Beh, Renzi e Berlusconi si sono trovati d'accordissimo su una cosa. Contrastarci l'hanno esplicato in maniera abbastanza chiara. Questa paura poi ha fatto nascere anche queste intese, alleanze nelle riforme. È ovvio che nel momento stesso in cui il Movimento 5 Stelle fa paura perché è la prima forza politica, secondo i sondaggi, la classe politica, la casta politica, diciamo in questo momento, si rifugia e si difende anche accordandosi tra di loro. Quindi è ovvio, è sotto gli occhi di tutti, l'hanno anche detto tranquillamente sui giornali e televisioni, che stanno cercando di trovare il modo, la quadra, per non solo avere il maggiore risultato per il proprio partito, quindi proporzionale Forza Italia, un ballottaggio, un possibile PD, ma anche ovviamente per non aver nessuna possibilità di far vincere il Movimento 5 Stelle. Questo secondo lei è già un piano che hanno, diciamo, in testa sia Ma Berlusconi che sì, ma Renzi. sarebbe un rischio troppo grosso per loro, quindi Ma sicuramente questa è una. perché non fate una mossa, diciamo, controcorrente, insomma, un po' spiazzante, d'anticipo? Non vi proponete voi, insomma, come interlocutori, cioè non invitate voi Berlusconi e Renzi al tavolo delle trattative, cioè diventando forse per la prima volta, no, coloro che dettano i tempi dell'agenda politica. Non potrebbe essere questa Certo. Ma un'idea, Ferraresi? noi l'abbiamo fatto in realtà varie volte. La prima col Presidente della Repubblica, abbiamo detto diamo dei nomi, PD scegli i tuoi nomi, l'abbiamo fatto con rappresentanti della Corte Costituzionale o del Consiglio Superiore della Magistratura, l'abbiamo fatto lanciando la nostra proposta qualche mese fa, diciamo qualche anno fa, sulla legge elettorale, un'alternativa all'Italicum. Io direi che, sebbene qualcuno
davanti ai media, diciamo, dica che è disponibile a discutere con noi, si è dimostrato palesemente che ogni tipo di nostra proposta viene rigettata al mittente senza neanche analizzarla, solo perché viene dal Movimento 5 Stelle. Quindi da questo punto di vista i nostri passi in avanti li abbiamo fatti, siamo stati i primi a fare una proposta per andare alle elezioni subito, una proposta concreta che vedeva appunto una volta uscita la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum di modificarla, applicarla al Senato ed andare alle elezioni. Siamo pieni di proposte, il problema è che le proposte concrete, le proposte nel merito, se vengono dal Movimento 5 Stelle non vengono analizzate e soprattutto e quelle che fanno bene al paese, alla collettività, ai cittadini, vengono sempre dopo quelle che fanno il bene gli interessi di banche e di partiti politici. Senta, se venisse fuori il proporzionale per voi, diciamo, sarebbe proprio una legge, insomma, da rifiutare in toto, potrebbe essere una legge elettorale su cui discutere un eventuale voto d'appoggio? Ma noi abbiamo proposto un proporzionale con alcuni correttivi, come nostra proposta del Movimento 5 Stelle, che poi riguardava non correttivi di maggioranza ma sui collegi. Quindi sicuramente è una proposta che può dare più rappresentatività al territorio e ai cittadini. Detto questo, però, è una situazione in cui noi assolutamente non abbiamo il coltello dalla parte del manico, ce l'hanno loro. Loro lo sanno e quindi in questo momento sanno benissimo che dovranno accordarsi solo all'interno della loro maggioranza, quindi del PD, se andare a elezioni prima o se andare a elezioni dopo, perché ovviamente c'è il discorso delle pensioni dei parlamentari che matureranno a settembre del 2017. Quindi lo scontro è tutto. Pensioni sì, pensioni no. All'interno ovviamente della maggioranza molti deputati, 64% dei nuovi nominati appunto potrebbe accedere alla pensione e ovviamente scontro sulla legge migliore per farci fuori. Queste sono le uniche due prospettive di discussione che hanno all'interno della maggioranza. Noi assolutamente siamo disponibili ovviamente a valutare la proposta di legge elettorale che arriverà, a fare i nostri correttivi senza problemi, però in questo momento secondo me non ci sono le condizioni in Italia per andare avanti con questa tragedia politica del Renzi bis, praticamente, perché è un governo fotocopia, quello di Gentiloni, sia negli uomini sia negli intenti, e quindi è necessario andare al voto prima possibile con una legge certa che esce dalla Corte Costituzionale, si applica anche al Senato e poi speriamo veramente che il nuovo governo, sperando che sia il governo del Movimento 5 Stelle, possa rivedere una legge elettorale per tutti i cittadini, una legge elettorale corretta e democratica. Vittorio Ferraresi, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e buona serata. Grazie.